direttamente da Alto Pavese, Marco Idone Cignoli. Buonasera, mi pare, buonasera, benvenuti, buonasera a tutti, benvenuti a questa ottava e penultima puntata prima della fase finale di Bulli e Pupes Got Talent. Facciamo salire sul palco le squadre, i Bulli e le Pupe, a partire dalla squadra dei Bulli, ovvero Federico Lisandria e Guido Battaiola. Un applauso, prego, venite pure sul palco, venite pure. Buonasera ragazzi, e poi facciamo salire Domenico Mangano, cantante. Domenico, buonasera. E per la squadra delle Pupe abbiamo la modella Alessia Pellegrino. Buonasera Alessia, benvenuta. E poi la nostra Rita Ballerina. Buonasera Rita, benvenuta. Eccovi qua, buonasera. Queste sono le nostre squadre, io vi chiedo di accomodarvi, tra poco iniziamo la gara. Grazie mille, accomodatevi pure. A questo punto io direi di riaccogliere tutti insieme con un applauso i nostri primi due concorrenti, Federico Lisandria e Guido Battaiola. Eccovi qua, che tornano. Allora, siamo qua con Guido, Federico, benvenuti. E stasera cosa ci regalerete? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla vostra performance? Lo dice lui che io faccio fatica. Stasera facciamo due pezzi del nostro repertorio. Che strumenti utilizzate? Perché io prima ho intravisto un sax e mi è già... Suono la chitarra classica e sax, lui è il sassofonista. Sax tenore. Da quanto tempo suoni il sax? Vista l'età da... da più di 40 anni. Ma non se ne è accorto nessuno, perché devi sottolineare questo? Beh, perché, cioè, va detto. E insieme invece da quanto tempo suonate? Quanto tempo? Un paio d'anni. Sì, 2 anni. Pupa che stasera spilerà, è vero? Vero, giusto. Qual è il tuo segreto per conquistare il pubblico stasera? Ma in realtà non è che ne abbia tantissimi, perché non ho mai sfilato, quindi penso che punterò su di me, quindi sulla, penso sulla simpatia, perché non ho mai sfilato, quindi faccio un po' come viene. Io adoro questa ragazza, io la conosco, non so se voi la conoscete, se non la conoscete fate in modo di incontrarla, contattatela, perché è
un amore. E soprattutto, tra tutti i concorrenti che abbiamo avuto, secondo me tu hai lo spirito giusto per questo gioco. Grazie, grazie. Spero che almeno comunque possiamo divertirci un attimo insieme. Ed è questo assolutamente lo spirito della serata. Quindi bocca al lupo, ci vediamo sulla passerella. Crepi. Giusto? Yes, Domenico Mangano. Però io non so voi, ma io sono abbastanza imbarazzata perché la somiglianza è agghiacciante e è scontato dire cosa farai tu stasera. Io praticamente canterò due canzoni di Tiziano Ferro, visto che faccio anche i tributi a Tiziano Ferro. Quindi non lo fai solo stasera, ma lo fai proprio nella vita. Sì, sto facendo da un annetto tributi in giro Lombardia, Piemonte. Ho vinto il Festival dei Cronati a Torino, sia pubblico che giudici, quindi diciamo che è una bella esperienza che non so dove mi può portare, però sono sempre piccole cose che fanno sempre piacere. Infatti lui è conosciutissimo, è bravissimo, però è veramente pazzesca la somiglianza, perché uno dice ho la voce, il timbro che può assomigliare, ma la somiglianza fisica, la mimica facciale è veramente pazzesco. A te è mai capitato di incontrarlo davvero, Tiziano Ferro? No, purtroppo ancora no, però nella vita, sai, appunto queste piccole cose ti possono anche portare a incontrarlo, perché no? Quindi mai dire mai. È ovvio, bisogna sempre comunque sperare e sognare soprattutto. Io ti faccio in bocca al lupo per questa sera e un domani anche magari di incontrare Tiziano Ferro. Grazie di tutto. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di mira, e non un comune regalo, quelli che hai perso, mai avrei lasciato andare, o mai accettato. Di quelli che apri per piangi, se contenta e non questo giorno diventasse scritto e lì che ero regalo mio più grande, vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordare che il mio amore è importante, che non importa ciò che ti
dice la gente, perché ho detto con la luce non si vede, quando stanno il mio sorriso non andava via, devo partire però so nel cuore la tua presenza, e sempre arrivo e mai in patetta, regalo il mio più grande, regalo il mio più grande, e se arrivassero alla fine che sei un burrone, non per potermi odiare, solo per poter volare, se ti nega tutto questa estrema agonia, se ti nega anche la vita respira la mia, e stavo attento ad amare prima di incontrarmi e confondere il mio nemico con quel po' degli altri, non voglio farmi più del male adesso, amore, amore, vorrei tornare in casa apprezzato, se questo non c'è alcun dubbio, facciamo un applauso calorosissimo a Rita Ballerina. Eccola che arriva tutta coperta, quanto mistero, quanto mistero. Buonasera, andiamo qui verso il centro palco. Ok, buonasera di nuovo. Ciao. Allora siamo qui con Rita. Ciao Rita, benvenuta. Ciao, buonasera. Lei sarà la nostra super ballerina di questa sera. Sì, io sono una ballerina, ballo a Clubhouse, ho 62 anni e sono venuta a provare anche questa serata per potermi divertire e penso di far divertire anche voi. Allora, io veramente ho un'ammirazione infinita perché, insomma, gli anni ci sono, ma hai un'energia pazzesca che fa invidia a qualsiasi ragazza più giovane. Complimenti. E una domanda volevo farti, ma tuo marito come vive questa tua passione? Niente, lui vive bene perché ho lavorato fino a un paio d'anni fa, quindi facevo delle notti in ospedale, adesso mi sono dedicata a qualcosa che mi fa vivere un po' diversamente e vivere un po' la notte diversamente. Ma è un po' geloso o ti sostiene? No, mi sostiene abbastanza perché vede che è una cosa che mi diverte, mi fa piacere, mi fa vivere un po' di più, perché sennò vivevo sempre nella sofferenza. E la vita è una e va vissuta. Quindi, ed è meglio viverla col sorriso e divertirsi, vero? Certo, bisogna viverla e penso di far vivere una bella serata anche ai miei ospiti che sono qua. E allora aspettiamo l'esibizione di Rita per divertirci con lei sul palco. Grazie. When I look into your eyes, I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my Cherie.
siete data, ma veramente. Allora io chiamo sul palcoscenico Lella, che è, eccola qua, Lella, buonasera, Lella di Occhio Pavese, facciamo un applauso a Lella. Buonasera. E quindi facciamo partire le votazioni, buone votazioni, grazie Lella. Grazie mille, accomodati pure. E allora, ci siamo, è arrivato il momento di scoprire quale squadra supera la prima manche e accede direttamente quindi alla seconda manche. E quindi io chiamo tutti i concorrenti sul palcoscenico, Bulli e Pupe, accomodatevi prego. Ed eccoli qua, la nostra ballerina, modella, cantante, musicisti, tutti sul palco, perfetto. Ed ora vi chiedo di fare 3 passi avanti, grazie, 2, 3, ok, e chiedo alla nostra Lella di passarmi la busta con il verdetto. Vince la squadra dei Bulli! E allora, complimenti, andate a prepararvi, ragazzi, venite qua. Allora, intanto facciamo un applauso a queste due straordinarie protagoniste, bravissime. Io, dato che la nostra ballerina d'eccezione non potrà esibirsi nuovamente, io però le voglio chiedere di regalarci il suo look della seconda manche, cioè mostrarci come si sarebbe preparata. Eccola qua, guardate che meraviglia! Io la stimo tantissimo, veramente straordinaria. Facciamo un applauso alle nostre pupe! Ed ora, è arrivato il momento di accogliere sul palcoscenico e uno dei nostri due ospiti di questa sera. Lui è una delle 3 voci del nuovo trio musicale da poco nato e che sta portando avanti ovviamente con successo questa esperienza. Loro sono i Jam Sound. Accogliamo sul palcoscenico con un applauso Maurizio dei Jam Sound. Eccolo qua, buonasera Maurizio. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato il mio, impazzivo senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me.
Music, sax e chitarra di Federico Lisandro e Guido Battaiola. Un applauso a Domenico Mangano, che viene sempre con la sua asta. Agli angeli, a caffè caldo, sognando te, mentre passa in strada la notizia di noi due. Dicono che mi serviva, se non uccide fortifica. Passa di strada la tua voce, la TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Facile per me nascondermi, ti mostro.
la nostra ballerina Rita di tornare sul palcoscenico. Rita, vieni qua, vieni qua. E allora, fuori gara, io vorrei chiederti se ti andrebbe di regalarci questa seconda coreografia. Ma se gli ospiti gli fa piacere, penso di sì. Direi di sì, direi di sì. E allora, guarda, il palco è tutto tuo. Cosa per potersi divertire, vedo a lui. A Domenico, con Tiziano? Ok, 5 minuti per Domenico, Tiziano Ferro. Allora, mi raccomando, non fatevi influenzare dai giudizi precedenti, siate liberi di votare chi volete. A chi vuoi destinare i tuoi 5 punti bonus? Allora, che non me ne vogliano i ragazzi, ma assolutamente, perché cioè, sono stati bravissimi, però i miei 5 punti vanno. Ufficialmente vi posso salutare, grazie mille, grazie a Rita e ad Alessia, e non sedetevi al centro del palco perché tra poco scopriremo chi ha vinto questa puntata di Bulli e Pusher Got Talent. È stata, devo dire, una serata molto bella, che ci ha regalato emozioni molto diverse tra loro. Guido e Federico, li abbiamo ascoltati, li abbiamo ammirati, li abbiamo veramente goduto per il loro talento, per quello che hanno portato su questo palcoscenico. E ci siamo altrettanto emozionati ascoltando Sere Nere, cantata da Domenico. Ma soltanto uno di loro potrà arrivare, accedere alla semifinale e quindi tentare di vincere poi la prima edizione di Bulli e Pusher Got Talent. Vince l'ottava puntata di Bulli e Pusher Got Talent pure. E allora, ciao Domenico.
invece qua. Ed eccolo qua il nostro vincitore dell'ottava puntata, Domenico Mangano, complimenti! Grazie, grazie. Te lo aspettavi? Un po' sì. Un po' sì, un po' sì. Aveva un gran tifo, devo dire, io l'ho detto, davvero sembra che abbia già un fan club, è incredibile. Sì, perché appunto adesso qua in zona soprattutto incominciano a conoscermi parecchie persone, quindi... È vero, è vero. Ascolta, tu hai dedicato la vittoria ovviamente a tutte le persone tue care che erano qua presenti, vogliamo dedicarla anche a Tiziano? Vabbè, Tiziano ci mancherebbe, noi ci dedicherei tantissime canzoni che ha fatto, perché comunque è veramente un artista completo in tutto. Metti caso che Tiziano Ferro guarda Bulle e Pupes Got Talent, noi lo salutiamo, non si sa mai, magari ci sta guardando. Ascolta, come ti preparerai per la semifinale? Ovviamente porterò altre canzoni, perché comunque c'ha un bagaglio enorme, quindi... Ovviamente non si possono ricantare sempre le solite, sennò... Quindi pescherai tra il repertorio smisurato di Tiziano. Sì, già sto pensando sinceramente l'ultima, che è molto bella. Ok, però non ci anticipare niente, non vogliamo saperlo, sarà una sorpresa. E allora grazie mille a Domenico Mangano e complimenti, noi ci vediamo ovviamente settimana prossima. Grazie a voi, grazie a voi.